Lo sapevo che mi nascondevi qualcosa. Perché il tuo amore mi sembrava meno forte del mio. Ma cosa dici? Era proprio così. Però adesso sto bene, mi sento felice. Dobbiamo restare uniti. Mm-hmm. Dobbiamo essere forti per affrontare Isaia. Non devi vederlo più, non voglio che ci parli, eh? Devi soltanto sapere che siamo uniti come se fossimo una sola persona e siamo sempre pronti ad affrontarlo. Non sarà tanto facile, Alessandro. Perché? Perché Isaia è un uomo invidioso, cattivo, che non si fa scrupoli, prende quello che vuole. Questa nostra unione lo manderà su tutte le furie. Isaia non ha compassione per nessuno, non si darà per vinto e puoi stare sicuro che farà di tutto per litigare con te e questo mi preoccupa moltissimo. Non importa. Lui non si ferma davanti a nessun ostacolo. Non me ne importa proprio niente. Non può continuare a minacciarti. E perciò ho intenzione di dargli i soldi, così si calmerà. No, non dire niente. Rosa, fra di noi non deve esistere orgoglio, non devono esistere i pudori. E poi, ti ripeto, dobbiamo essere uniti per affrontarlo. E se continua a darci noia, parlerò con un avvocato. E risolveremo il problema. Lui deve capire che non può più condizionare la nostra vita. Beh, mi pento di non aver avuto fiducia in te. Mi sarei risparmiata molte giornate di sofferenza. Sì, senz'altro. Mm-hmm. Beh, ora sarai stanca. Va dritta nel tuo lettino. Mm-hmm. A fare un bel sogno. Ci vediamo domani. E domani ti racconto il mio sogno. Ci conto. Ok. Buonanotte. Buonanotte. A domani. Ciao. Svegliati, mamma, avanti, svegliati. Gli ho detto tutto, sai. Su, svegliati, mamma, apri gli occhi. Oh. Gli ho detto proprio tutto. Ma lui mi ama, non gliene importa. Oh. Non gliene importa niente. Cara. Oh, come sono contenta, cara. Consuelo. Sì, Adolfo, sì. L'ho abbandonato, è vero. L'ho lasciato in quella baracca quando aveva 3 mesi appena. La mia creatura, la mia figlioletta, sangue del mio sangue. Mi domando come hai potuto. Come hai potuto esserne capace. No, non può essere. Non posso immaginare che tu abbia fatto una cosa simile. Non posso. Adolfo, devi comprendermi. Ero molto giovane a quel tempo. Avevo 16 anni appena. Ero ancora una bambina. Avevo paura, ero terrorizzata. Il mondo mi era crollato addosso. Come potevo occuparmi di una figlia? Con quale forza? Spiegamelo. Ma io non posso. No, no, non credere che mi stia giustificando, sai. Io ho pagato molto caro quello che ho fatto. Vorrei soltanto che tu mi capissi. Quando è nata la bambina, quella era l'unica soluzione, Adolfo. Io ero più che mai disperata. Ascolta. Rosa poteva anche morire. Sì, ma non mi è passato per la mente che sarebbe potuta morire, capisci? Speravo che qualcuno l'avrebbe aiutata, speravo in Dio. E in effetti così sono andate le cose. Io l'ho abbandonata perché avevo intenzione di liberarmi di una grossa responsabilità che mi avrebbe richiesto uno sforzo che non potevo sostenere. Non avevo soldi, non avevo nessuno a cui appoggiarmi. Io avevo una gran paura di vederla morire di fame. Non volevo vederla soffrire. Ho preferito abbandonarla quando ho capito che tipo di vita avremmo fatto insieme. Non potevo pensarci, non potevo pensarci. Consuelo, quello che mi racconti è incredibile. E dopo, per tutti gli anni che seguirono, il rimorso mi ha tormentata. Pensavo costantemente a questa bambina. La sognavo sempre, tutte le notti. Mi ha perseguitato per tutta la vita. La sua immagine, il suo viso. Mi sono tormentata cercando di immaginare come sarebbero potuti cambiare i suoi lineamenti col passare degli anni. Certo. Deve essere stato terribile. Sì, lo è stato. E ora che mi è capitato di incontrarla, capisci? È come se fosse un dono del cielo, come se Dio... se Dio avesse avuto pietà di me. Rosa ha un gran bisogno di me. E io posso aiutarla. Adolfo, nostra figlia ha sofferto moltissimo, sai? È stata in prigione. Cosa? Rosa è stata in prigione? Sì. Ma... lei doveva rubare per mangiare. Il giorno che l'ho saputo credevo di morire dal dolore e dalla vergogna.
Però adesso possiamo aiutarla. Adesso ci ha ritrovati tutti e due, Adolfo. Hai ragione. Nostra figlia ha bisogno di noi. Dobbiamo aiutarla. Ti prometto che da parte mia farò del tutto per renderla felice. Oh. Accidenti, Alessandro. Lo sapevo che non saresti arrivato prima dell'alba. Mi stavi aspettando? Certo, caro. Non immagini quanto sia preoccupata. Per tutto quello che ti ha detto quella donna che è venuta qui, per te, per Rosa. Non lo so, figlio mio, non lo so. Ho parlato con Rosa. Allora? Mi ha detto la verità. È vero, è stata dentro. E nonostante questo intendi continuare con lei? Ma certo, io l'amo. Rosa è stata in prigione per necessità. Per una terribile necessità che né tu né io abbiamo conosciuto. Ha dovuto rubare per fame. Per fame. Capisci? Questo è quello che dice lei, è la sua versione. No, è così. Io le credo. Non ci posso credere. Ah, povero figlio mio. Così grande e così ingenuo. Ma perché dici questo? Ma perché dovrei dubitare della sua parola? Le credo. E poi è brutto che tu abbia queste riserve verso di lei. Che la giudichi senza sapere quello che è stata la sua vita. Io l'amo, mamma. Cerca di capire. Dai. Ti prego. Io proprio non so che dire, Alessandro. Non so che dire. Ti ripeto che l'amo. Più tempo passo con lei e più mi rendo conto di amarla. E che non ho intenzione di perderla. Mamma, che mi importa se è stata in prigione? Che mi importa? Ciò che importa è quello che sento dentro, dentro il mio cuore. Sì, va mamma. Bene, va bene, tesoro, va bene. Va bene. Allora continua pure ad amarla. Sai, devi capirmi, sto invecchiando e quindi forse sto diventando no. Anche un po' nevrastenica. Ma che stai dicendo? Intransigente. Non sei né vecchia né intransigente, non signore. Capisco che è difficile accettare una situazione simile, ma devi avere fiducia in me. Avrai fiducia in me? Dimmi di sì. Bene, adesso vado a dormire, sono sfinito. Dammi un bacio. Ti senti male, amore? No, non mi sento male, sono solo stanco. Ciao. Alessandro, un momento. Sì, che c'è? E per gli esami? Ne riparleremo, domani farò un salto all'università. No, non mi riferisco agli esami universitari. Sto parlando delle analisi mediche. Vero. Non ti preoccupare, ti prometto che domani mattina andrò a farle, va bene? Davvero? Davvero. Buonanotte, vado a dormire. Buonanotte, buon riposo. Alba Marina, come sta Rosalia? Si è svegliata? Sua figlia mi ha detto che vuole parlare con lei. Ora è nella sua stanza. Gliela chiamo? È sua figlia, signor Adolfo. Eh? Sì, dille di venire qui, per favore. Con permesso. Signorina Rosalia. Dove sei stato? Vengo da casa di Consuelo. Da casa di chi? Di Consuelo. E me lo dici così tranquillamente? Ma in che mondo viviamo, papà? Come ti è venuto in mente di andare là dopo quello che mi ha fatto? Senti, non mi va che ti rivolgi a me in questa maniera. Dimentichi che stai parlando con tuo padre. E ora io alzo la voce. Perché mi stai parlando in modo molto irrispettoso, hai capito? E inoltre, stai facendo di tutto per cercare di coinvolgermi in un problema di nessun conto. E che è solo tuo. Così anche tu te la prendi con me. Dopo tutto quello che mi ha fatto te la prendi con me. Proprio lei, Consuelo, era d'accordo con Rosa. L'ha sempre protetta. E tutte e due agivano contro di me. Che ci facevi lì? Non esagerare, Rosalia. Porta rispetto a tuo padre. Non ho mai alzato le mani su di te, lo sai bene. Ma un padre ha il diritto di essere rispettato dalla sua famiglia e soprattutto da sua figlia. Ci siamo capiti adesso?
Sì, papà, hai ragione, perdonami. Molto bene, Rosalia. Non dovevo andare a casa di Consuelo. Bene. Allora mi devi spiegare il perché. Vedi, papà, mi sento ingannata. Io amo Alessandro e Rosa me lo sta portando via. Lo fa con mille sotterfugi. E come se non bastasse, Consuelo l'aiuta nei suoi mille inganni. Perché Consuelo e Rosa, papà, si sono messe d'accordo per farmi sparire per sempre dalla vita di Alessandro. È stata Consuelo a mettere quella rosa sotto gli occhi del mio Alessandro. È talmente evidente. E chissà cos'altro escogiterà pur di liberarsi di chiunque l'ostacoli. Senti, non devi pensare a queste brutte cose di Rosa. Quella ragazza non è cattiva. È solo una questione di educazione. Lei non ha mai avuto niente nella vita. Basterebbe... Rosa ha bisogno di aiuto. Rosa ha bisogno d'aiuto, papà. E credi forse che io non ne abbia bisogno? Sembra quasi che tu conosca meglio lei che tua figlia. Tu non sai che cosa mi ha fatto, papà. Non l'hai voluto sapere. È per questo che continui a difenderla. Ma lo vuoi capire? Loro sono felici e sono io quella che soffre, sono io. Perdonami. Lo ammetto, hai ragione, Rosalia. Il fatto è che quando si è padri si ha spesso la tendenza a cercare di comprendere una ragazza, anche quando non è la propria figlia. Rosa ha sofferto nella vita. E nonostante questo è riuscita a... Rosa, Rosa, Rosa! Non voglio più sentirla nominare, mai più! Sembra che tu non sappia qual è tua figlia. L'unica figlia tua qui sono io. Non è alla sua, ma alla mia di vita che dovresti pensare.